Ciao. Buonasera a tutti e buonasera a tutte. Mi sentite? Buonasera a tutti. Allora, mi sentite, vero? Sì. Ecco, Sì. benissimo. Allora, sì, allora io sono il dottor Max che come al solito vi parla dalla Tanzania. Stasera è mercoledì e parliamo del piano B e piano C per spostarsi anche temporaneamente, in questo caso dall'Italia alla Tanzania oppure a Zanzibar. Dunque, stasera ho deciso di parlare di un argomento in relazione a una notizia che è venuta fuori recentemente sul cosiddetto passaporto digitale europeo. Ci sono un po' di notizie da vedere in maniera molto anche semplice, con tranquillità, però insomma con una certa attenzione. Perché purtroppo l'informazione che i media ci danno è un po' sempre falsata, è un po' sempre parziale. Allora, io intanto ricordo che recentemente nell'ultimo G20 che si è tenuto a Bali in Indonesia dal 15 al 16 di novembre, già avevano sottolineato la prova vaccinale come essenziale al fine del rilascio di quella che si chiama passaporto vaccinale, che includerà una tesserina, che includerà, non una tesserina perché scusatemi, sarà un'applicazione sul cellulare, però includerà anche la tessera sanitaria, ovviamente il passaporto, la carta d'identità, codice fiscale, tutte le informazioni dei soggetti che appunto fanno parte in questo caso dell'Europa. A questo proposito, e quindi già avevano confermato a Bali una cosa di cui avevano già parlato in passato. Poi cosa è successo? Io ho ricevuto una segnalazione e ho anche postato sul canale questa notizia, ve la leggo così almeno si parla di cose concrete. Io ho scritto: brutte notizie dalla Comunità Europea. In arrivo per il 2024 il passaporto digitale, identità digitale per tutti gli europei, poi si chiama European Digital Identity o European Digital ID, Wallet, perché in America, comunemente parlando, si parla di ID, che sarebbe tipo carta d'identità. Va bene? Io qui tra parentesi ho scritto: ovviamente, per ottenerlo dovrai essere vaccinato, e ritorniamo dopo sull'argomento. Questo che vi leggo è stato ripreso dal sito della Comunità Europea, quindi in fondo c'è anche il link, chi è interessato può andare a controllare. Ho fatto una traduzione veloce. Dice: un portafoglio digitale personale per cittadini e residenti dell'Unione Europea. L'identità digitale europea sarà disponibile per i cittadini, i residenti e le imprese dell'Unione Europea che desiderano identificarsi e fornire conferma di determinate informazioni personali. Può essere utilizzato per servizi pubblici e privati, sia online che offline in tutta la comunità. Ogni cittadino della comunità europea e residente nell'Unione potrà utilizzare un portafoglio digitale personale. Vi leggo adesso una dichiarazione di Ursula von den Leyen, come si vuol leggere, che è la Presidente della Commissione europea, credo che sia una signora olandese, una dichiarazione del 16 settembre del 2020. Ogni volta che un'app, parliamo di applicazione, o un sito web ci chiede di creare una nuova identità digitale o di accedere facilmente tramite una grande piattaforma, non abbiamo idea di che cosa accade ai nostri dati nella realtà. Ecco perché la comunità proporrà un'identità elettronica europea sicura, una di cui ci fidiamo, e che qualsiasi cittadino può utilizzare ovunque in Europa per fare qualsiasi cosa, dal pagamento delle tasse al noleggio di una bicicletta, una tecnologia in cui possiamo controllare noi stessi quali dati vengono utilizzati e come. Allora, vediamo, sotto c'è scritto: vantaggi dell'identità digitale europea.
naturalmente ti devono vendere i vantaggi, no? E mai gli svantaggi. Dici, il diritto di ogni persona a una carta d'identità nazionale per avere un'identità digitale riconosciuta ovunque all'interno della comunità. Un modo semplice e sicuro per controllare quante informazioni voi condividete con i servizi che richiedono le condivisioni delle informazioni. Una gestione tramite portafogli digitali disponibili su app per telefoni cellulari e altri dispositivi. Dice, sottolinea sempre in questo punto qui, identificazione online e offline, quindi quando si è collegati, quando non si è collegati, archiviare e scambiare informazioni fornite da governi, esempio nome, cognomi, dati di nascita, nazionalità, come una carta d'identità, no? Archiviare e scambiare le informazioni fornite dai dati privati attendibili, utilizzare le informazioni come conferma del diritto di risiedere, lavorare o studiare in un determinato Stato membro. Dal punto di vista dell'uso pratico, l'identità digitale, che è il capitoletto successivo, può essere utilizzata per qualsiasi numero di casi, come ad esempio servizi pubblici come richiesta di certificati di nascita, certificati medici, segnalazione di scambio di indirizzi, ascoltate bene, aprire un conto corrente in banca, presentazione della dichiarazione dei redditi, fare domanda per un'università, a casa o in casa, vuol dire in casa propria, nel proprio stato o in un altro stato, conservare una ricetta medica utilizzabile ovunque in Europa, dimostrare la propria età, noleggiare un'auto utilizzando una patente di guida digitale e fare il check-in in un hotel. Poi ci ritorniamo eventualmente brevemente su questi punti. Poi dice un altro capitoletto che dice: utilizzo dell'identità digitale europea, richiesta di prestito bancario. La richiesta di un prestito bancario è un processo che in genere include numerosi passaggi, dalla fissazione di un appuntamento e incontri fisici, alla raccolta e alla firma di tutti i documenti cartacei, alla ripetizione dell'operazione in caso di documenti mancanti. Utilizzando l'identità digitale europea, l'utente deve solo selezionare i documenti necessari che sono memorizzati localmente nel suo portafoglio digitale, che è comunque il telefono, per rispondere alla richiesta della banca. Quindi i documenti digitali verificabili vengono creati e inviati in modo sicuro per la verifica della banca, che può quindi continuare con il processo della richiesta fatta. E sotto vi metto il link. Ora, facciamo alcune riflessioni su quello che ho letto, no? In pratica, che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che l'Europa, e non soltanto l'Europa, perché questo capita anche nei parlamenti delle singole stati, no? Adesso fanno le leggi, promulgano le leggi partendo dal presupposto che queste sono le leggi per i vaccinati. Cioè partono dal presupposto che te sei vaccinato. Se non sei vaccinato, la legge non ti è conforme, non ti si applica. Ti si applica soltanto e la puoi applicare, o come dicono loro, trarre i vantaggi, che poi sono tutti da dimostrare, come si sa, però trarre i vantaggi di questa tecnologia, di questa innovazione, soltanto nel momento in cui ti vaccini, se no non hai nessun diritto, Perdi praticamente tutto il diritto. Quindi, come ho letto io, non puoi andare a richiedere un documento, non puoi aprire un conto in banca, non puoi chiedere un finanziamento, non puoi fare un check-in in un hotel, non puoi fare niente di queste cose qui se te non hai il passaporto digitale. Poi, andando avanti, sono andato a vedere tutti gli stati, no? E ho visto che io ve li leggo, gli stati che sono qua, vediamo un po', me li sono preparati, eccoli qua. E sono sul sito, potete andare a vedere sul sito, quindi non ci sono problemi. In maniera molto veloce, ci sono stati europei e anche stati del mondo, no? Perché questa è una cosa che non riguarda soltanto l'Europa, evidentemente. Quindi nelle Americhe, diciamo così, c'è l'America Latina. Quando dice America Latina, vuol dire tutta l'America Latina, dal Centro America fino alla fine. Quindi è inutile stare a scappare in Costa Rica o in Paraguay o dove volete voi, ci saranno anche lì, Ci saranno questo passaporto digitale includerà tutti i paesi dell'America Latina. Brasile,
Canada, Messico e naturalmente Stati Uniti. Nel Pacifico, Australia, Cina, India, Indonesia, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Repubblica della Corea del Sud, Corea del Sud, Singapore, Thailandia, Vietnam. Eurasia, ci hanno messo la Turchia. Europa, c'è Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Latvia, come si chiama questa nazione qui? Come si chiama? Latvia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, e qui c'è una cosa buffa, Svezia, e poi c'è la Svizzera, e l'Inghilterra, il Regno Unito, che non sarebbero nemmeno Europa, eppure l'hanno elencati sotto l'Europa. Poi c'è il Middle East e l'Africa, fra cui c'è Africa, Egitto, Jordan, Marocco, Oman, Qatar, Arabia del Sud e Sudafrica. Ora qui c'è da fare una precisazione in relazione a quello che ho detto prima dell'America Latina. Sì, qui in effetti si parla di Africa e quindi si potrebbe includere tutta l'Africa. Quindi io non discuto che nel medio lungo periodo loro non cerchino anche, per esempio, di venire in Tanzania. Questa è una cosa molto possibile, magari in 10-15 anni. In questo particolare momento le infrastrutture sono tali che non gli permettono di fare assolutamente niente. Il telefonino smart, come abbiamo visto, lo smartphone è fondamentale per questa tecnologia, se no non funziona. Il 70-80% dei telefoni in Tanzania, per chi ce l'ha. Mi sentite? Mi sentite? Ecco, mi sentite, vero? Elena, sì. Mi senti? Ecco, scusate, ogni tanto, grazie, ho bisogno del feedback. Dicevo, il 70-80% hanno ancora telefoni tradizionali, come avevamo noi 10 anni fa, e non sono smartphone, e quindi non possono utilizzare questa tecnologia. Ecco perché diventa impossibile. Dal punto di vista tecnologico sono talmente indietro che qui forse arriveranno fra 10-15 anni, va bene? Poi ho notato però che molte nazioni europee non ci sono, e non ci sono la Bulgaria, la Croazia, la Cipro, la Repubblica della Cecoslovacchia, la Danimarca, l'Estonia, l'Irlanda, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, Spagna, la Svezia, Malta. Ecco. Quindi in questo, fra l'altro, mi ha anche sorpreso perché che non ci sia la Danimarca mi sorprende molto, è una delle nazioni più avanzate al mondo, sono quasi tutti vaccinati, non capisco perché debba essere così indietro. Posso dire stesso discorso anche per la Croazia, oppure anche per la stessa Cecoslovacchia, oppure Irlanda. Quindi non so, c'è qualcosa che ancora qui, evidentemente, per qualche ragione, queste nazioni. Quindi vuol dire che subentreranno dopo il 24, perché quello che appunto adesso vi dico è che tutta questa implementazione sarà completata entro il 2024. Quindi partirà nel 2023 e piano piano questi stati si adegueranno, no? a tutta questa operazione. Quelli che non sono elencati, immagino nel sito della Comunità Europea, si probabilmente entreranno più tardi, cioè saranno introdotti, questa tecnologia sarà introdotta successivamente, va bene? Ci sono per caso domande? Ecco, se non ci sono domande, io adesso vi leggo un'altra cosa. Anche l'America, abbiamo visto, è abbastanza avanti in questa cosa, e questa tecnologia è presente in Cina da, mi risulta, 4-5 anni, e quindi sono già molto avanti loro in questa cosa qui. Quindi c'è naturalmente un limite che è definito dal telefono che utilizziamo, e quindi ci sarà un grosso bisogno di cercare di vendere più telefoni possibili, smartphone più possibili,
eliminare i vecchi telefoni e rimpiazzarli con i nuovi. Sapete, no? Posso dire una Volete cosa? anche voi? Eddie, prego, dimmi. Ciao. Io, buonasera, ciao. E io penso anche una cosa, che sia un po' il discorso dell'app Immuni, tutto questo grande lancio dell'app Immuni e poi è stato un fragoroso crash. Cioè, perciò io adesso un attimo sì. Loro si propongono di fare questo. Vediamo se dopo tutte le fregature che ci siamo presi in questi 3 anni, c'è ancora gente che abbia voglia di prendersi l'ennesima fregatura, perché ogni tanto c'è, un problema di bancomat che non funziona, ogni tanto c'è qualche problema tecnologico con cui abbiamo a che fare. Io non so se c'è proprio tutta questa grande voglia di buttarsi in questa tecnologia, sapendo poi, anche chi non sa, vedo che intuisce, sapendo che è una possibile fregatura, l'ennesima fregatura. Questa è una Posso mia parlare? riflessione. Posso dire due parole? Sì, prego. Volevo salutare Marilena e Duilio. Buonasera, poi ci sentiamo dopo. Prego, prego. Ciao, ciao, Prego, prego. buonasera. Allora, Prego. secondo me non è Buonasera. assolutamente una fregatura, anzi l'hanno studiata proprio bene, perché adesso non scappa più nessuno. Mentre prima c'era la possibilità di fare qualcosa, adesso, perdendo i diritti, saremo costretti tutti ad avere questa identità digitale. Il guaio che io prevedo, no? Che fine faranno i cittadini italiani all'estero con queste nuove regole, quando entreranno in vigore queste nuove regole? Che Ne fine faranno? parliamo, Come Roberto. Roberto, ne parliamo. potremo Sì, difenderci? sì, Questo era. sì, sì. Va No, no, bene, no, va bene. Ok, ne ho parliamo. detto tutto. Hai fatto Ok, bene, ha fatto bene a sollevare la questione, scuso, mi perché scuso, ci va. ma Prego, Ed. esiste anche qualcosa che si chiama no, rifiutarsi. Non è, diciamo, ormai cosa fatta questa. C'è anche la possibilità di dire un bel no, di rifiutarsi. Non è proprio così. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di qualcuno che ci prova. Dopo sta a noi bloccarli. Che ci sia un 30% di persone che aderiranno, questo è sicuro. Però io un attimo ci penserei, perché parlando anche con gente che ha accettato a pieni voti di andarsi a vaccinare, li vedo, cioè vedo una bella percentuale di persone svegliate. Adesso, dopo a che livello è da vedere, però chi si è fregato è abbastanza diffidente. Comunque, concludo. Pronto, mi sentite? Mi Sì. sentite? Oh, Sì. scusatemi, ogni tanto la linea qui. Allora, io do una, credo di aver capito, insomma, quello che ha detto Eddie, anche quello che ha detto Roberto, e vi do due, anzi, guarda, facciamo una cosa. C'è nessun altro che vuol fare dei commenti, poi vi dico magari la mia opinione. Sì, io vorrei dire una cosa, che siccome ci sono molti vecchi, specialmente in Italia, ognuno avrà qualche parente, cosa fanno allora? Metteranno un amministratore di sostegno a tutte le persone over 70? Non so, mi domando anche questo, no? Non si sente più niente. Ma non ho capito molto la domanda di Erika. Che tutti quanti abbiamo persone anziane, visto che in Italia ci sono molti anziani,
Per esempio, io con mio padre che ha 93 anni, va bene, non ho neanche lo speed per lui e già è un problema fare tutte queste cose. Allora mi domando, hanno anche intenzione di obbligare le persone dopo una certa età di avere un amministratore di sostegno che faccia l'identità digitale per lui? Come faranno? Molto semplice. Faranno proprio così. Quello che hanno in mente è semplicemente di ammazzarle, che amministratore di sostegno. Cioè, proprio oggi ho letto di Bill Gates e l'altro bello della storia, che dicono che, insomma, quando si è vecchi non serve a nulla, non sono produttivi, quindi diciamo che li porteranno, insomma, a eliminarsi. Sentite, io sono un po' estremista. Allora, Renato, prego. No, dicevo, io sono un po' estremista. Il mio pensiero è questo, da estremista. Renato. Io ho passato... Sì, pronto? Pronto? Mi sentite? Io ho passato i 70, quindi ho pensato questo. Mi prendo invece dello smartphone, mi prendo un cellulare, anzi ne ho tre, di quelli di 25 anni sì. fa, comunico sì, con quel prego, cellulare prego. Sì, con, sì. I miei, sì, con i miei prego. Amici. Poi, con tutti i soldi che ho, che non sono tanti, li ritiro dalla banca, li metto dentro il materasso per dire, no, comunque li tengo a mia disposizione, e per me mi possono anche considerare morta e mi fanno un piacere, così posso vivere tranquilla il resto della mia vita. Ecco, io ho pensato questo, non so, ve lo comunico. Magari fosse possibile, avranno studiato anche qualcosa per questo, per cui non si potrà entrare nei supermercati perché ci sarà il codice QR per entrare a fare la spesa, ci sarà il codice QR per prendere un autobus, uno dovrà fare una vita da eremita in un campo coltivato come un barbone, senza corrente, oppure cercare altre scappatoie, ma l'hanno studiata proprio bene. Questo è proprio il periodo della quiete prima della tempesta. Tutto era arrivare a questo, con far mettere un'identità digitale a tutti. Lo scopo era questo. Questo è il grande reset, questa identità digitale. Dopo di questo verrà una sola banca, una sola moneta, non ci sarà più il contante, quindi ma non lo so che fine faremo. Sono proprio pessimista al massimo, ma penso giustamente. Potrei andare a Zanzibar da Massimo, ci ha preparato tutta la soluzione già 2 o 3 anni fa e basta. Scusami se ti interrompo, ma io, la domanda mia era proprio questa: che fine faranno tutti gli italiani che hanno la residenza all'estero con questa identità digitale? Perché quando la nazione, cioè quando non avrai l'identità digitale, ti scadrà il passaporto e con il passaporto scaduto non ti rinnovano la residenza nel posto dove sei, in Tanzania o in qualunque altro posto. Ditemi se mi sbaglio. Massimo dice che lì è Africa, devi ragionare in maniera diversa. Sì, però se il governo prende un accordo con il resto del mondo che chi non ha l'identità digitale non può, quindi non ha perso i diritti, quindi non avrà il passaporto suo, è scaduto perché ci vuole il nuovo passaporto, e non ti rinnova la residenza. Lascia perdere che in Africa rimane tutto così com'è, in Tanzania pure, però ti fanno questa cosa, tu devi tornartene in Italia perché non ci puoi stare più, te ne mandano e te ne vai in Italia a farti i vaccini e a farti l'identità digitale. Questa è la mia paura, ma giusta. Una penso. Precisazione, Roberto, dottor Max, se io ho la residenza, prendo la residenza in Tanzania, a un certo punto mi scade il passaporto. Perché me ne devo andare? Ho la carta d'identità della Tanzania e la residenza della Tanzania e pago l'affitto.
torni in Europa diventi un solente green, non c'è niente da fare, e quindi quando sei lì vedrai che la soluzione la devi trovare, perché piuttosto che diventare solid green. Allora, scusate, mi sentite? Sì, sì, sentiamo. Sì. Allora, non lo lasciano parlare, Max. Non sentiamo niente. Non sentiamo niente. Scusatemi. Non si sente più niente, Massimo. Niente di niente. Mi sentite? Sì. Allora, parlate tra voi. Io purtroppo ho problemi di linea. Se non mi sentite, andate avanti voi come state facendo. Va benissimo. Niente, Massimo già del 19 inizio 20 ha messo tutto per iscritto queste cose, cioè io facevo i video e sta venendo tutto vero, quindi l'unica roba è andare a Zanzibar momentaneamente, poi come diceva lui scappare, quando arriverà 5G anche lì, al momento fra 20 anni cercherai una soluzione, ecco, ho detto tanto per iniziare il discorso, poi ognuno faccia il suo intervento e buonasera a tutti. Grazie Duilio, mi sentite? Sì, sì, adesso sì. Purtroppo la linea è ballerina, continuate pure a parlare tra di voi, se non mi sentite, perché va benissimo lo stesso, scambiate le idee, va benissimo lo stesso. Mi sentite? Sì, ma ci interessa la tua idea, Mazzi. Lo so, se gli illuminati mi danno la possibilità di esprimerla, io la esprimo volentieri, però come vedete ultimamente non mi fanno più parlare, ora non lo so se metterla a ridere o metterla a piangere, però è così. Allora, mi sembra che tu gli abbia fatto un accenno a quello che io ho scritto ormai 2 anni e mezzo fa nella trilogia. Il tempo passa velocemente, ma io evidentemente ho fatto un lavoro che è venuto fuori da tutto un lavoro di ricerca fatto in America con autori che erano già molto avanti, e io nel libro ho scritto quello che hanno detto loro in definitiva, e nelle conclusioni non ho fatto altro che trarre le conclusioni logiche in base a quello che loro hanno detto. Quindi non è che io abbia mi sia inventato delle cose oppure a me le sia sognate e le abbia scritte. Io ho scritto semplicemente le conclusioni logiche di quello che tutti questi autori, che voi non conoscete perché sono tutti quasi tutti americani oppure australiani, hanno detto nel corso magari di 20, 30, 40 anni. Quindi io in definitiva ho detto delle cose. Queste cose sono state pubblicate circa ormai 2 anni e mezzo fa, sono disponibili, ricordo che la trilogia io la do gratuitamente nel formato ebook, mi richiedete il link e io ve lo mando. Se volete fare una cosa anche abbastanza semplice, leggete la premessa e leggete le conclusioni. Poi se avete tempo vi suggerisco di leggere anche tutti i capitoli. Purtroppo sono 1042 pagine, capite che quella si chiama un'opera unica e che esiste in un certo senso. Poi magari il valore di questo lavoro qui si capirà tra 15-20 anni, è sempre così. Proprio a grazie, possiamo dire, o a causa della pandemia, perché senza pandemia non avrei mai avuto il tempo di fare una cosa di questo tipo. E l'ho fatta molto volentieri, sapendo però che il lavoro sarebbe stato molto difficile per molte persone, e perché molte persone, purtroppo diciamo che la maggior parte delle persone non amano mettersi in discussione, non amano analizzare troppo certi aspetti, non amano, vivono un po' in un mondo che si chiama Matrix, no? Generalmente parlando oggi,
che è un po' tutto un mondo creato così, come se fosse una criptovaluta. È creato così, ma va bene, è perfetto, no? È altamente imperfetto e non va bene. E purtroppo noi stiamo anche noi, stiamo pagando le conseguenze della nostra apatia, perché noi siamo stati abituati a delegare, abbiamo sempre delegato, non ci siamo mai presi delle responsabilità dirette. E questa è la cosa peggiore che si può fare, perché siamo noi che creiamo il nostro futuro. Non possiamo mica delegare la creazione del nostro futuro sistematicamente, magari a dei politici che rappresentano tutti, ma certamente non rappresentano noi. È chiaro, no? Rappresentano i poteri che li finanziano per arrivare a sedere in Parlamento. Non c'è nemmeno vincolo di mandato, secondo la più bella Costituzione del mondo, la chiamano l'Italia Costituzione italiana, la più bella Costituzione del mondo. Quindi, ora poi, vediamo di rispondere. Un attimo, ci sono varie idee, no? Cedi che ha detto una cosa e poi c'è Roberto che ne ha detto un'altra, sono quasi due su due posizioni quasi completamente diverse. A Edi dico questo: purtroppo, Edi, la maggior parte delle persone non ragiona come noi, perché se voi siete qua, vuol dire che siete già una nicchia molto ristretta di persone che ha probabilmente anche un livello di consapevolezza superiore, ve lo dico chiaro, superiore rispetto agli altri che invece non si pongono certe domande, sono come le tre scimmiette, no? Non vedo, non ascolto, non parlo. Ecco, lì va tutto bene, tanto dicono, io cosa posso fare? Non posso cambiare niente, è inutile che io mi esponga. Ecco, non si espongono in niente, non pensano ormai più niente. Non fanno più niente e l'unica cosa che eventualmente possono fare è lamentarsi. Mi sentite? Forse è chiaro, mi stanno lasciando parlare. Bene, 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 bene. Okay, va bene. Quindi, invece, purtroppo, ognuno. La democrazia la facciamo noi, che si chiama democrazia, che non esiste, eh? Non esiste, però in questo, diciamo, la società la creiamo noi anche col nostro pensiero, ma soprattutto con le nostre azioni. Se abbiamo un atteggiamento sempre, come vi dicevo, di gioco, e finto e non reale, e anche posso dire, non parliamo di noi, ma in linea di massima diciamo pure bugiardo. Perché la gente normale, i vaccinati, sono quelli che secondo me sono anche quelli un po' che ti guardano Sanremo, no? Che ormai da tanti anni è una passerella inguardabile, perché lo era anche quando io ero ancora in Italia negli anni 90. Eppure la maggior parte delle persone lo guarda ancora. Magari non va a votare, come è successo in Lombardia, però raggiunge il 60-65% di ascolto. Purtroppo viviamo in una società di grande decadenza e noi che siamo qui stasera siamo purtroppo quelli che ne soffriamo di più. Dall'altra parte c'è Roberto che dice, eh sì, ci hanno impacchettato bene. Ora io non è che mi voglio schierare dalla parte di Roberto, però uno che mi conosce sa che pur mantenendo una certa positività, perché va sempre mantenuto un atteggiamento positivo e costruttivo, ovviamente non posso essere ottimista. Perché tutte queste cose che io leggo le ho dette 2 o 3 anni fa, le ho pensate, le ho capite 5 o 6 anni fa, perché loro vanno avanti, loro vanno a dritto, non si curano mica delle persone più di tanto, di quei 4-5% massimo delle persone che, no, che dicono no, ma poi quante sono quelle che dicono no, che ci mettono la faccia? Quante sono? Saranno 0,003%. Con tutta, per carità, l'umiltà possibile. Quante persone conoscete che fanno il lavoro mio? Quante? Ma non lo vedete che non mi intervistano più nemmeno nelle televisioni cosiddette alternative? Ma come mai, secondo voi? Dovrebbero essere alternative indipendenti? Il lavoro che ho fatto io, quanti autori l'hanno fatte, diciamo in Italia, ma io vi potrei anche dire nel mondo, quanti? Quindi bisogna stare un attimino anche noi più attenti, però in questo caso, per fortuna,
Io ho la soluzione temporanea, ma ce l'ho a qualsiasi congegno si possano per il momento inventare. Perché se il problema è quello della vaccinazione, io la soluzione ce l'ho. Ne parlo singolarmente, però la soluzione ce l'ho. Quindi non mi voglio fasciare la testa in questo momento avendo la soluzione in tasca. Poi magari in un anno, due anni mi dovrò inventare un'altra soluzione, ma perché me la devo fasciare adesso, Roberto? Cerchiamo di essere anche un pochino concreti e pratici nelle cose. Poi non lo so se avete parlato anche di altri aspetti, purtroppo la linea andava e veniva. Avete delle domande? Ciao, sì, io avrei la domanda, ma ho capito grosso modo come si potrebbe fare, però si potrebbe fare anche in Italia, volendo, cioè, si no, organizza. In Italia, no, non puoi fare niente in Italia. In che senso si organizza cosa? Finisci, scusa. Vabbè, non volevo dire tutto, ma no, comunque... In Italia non puoi fare niente. In Italia, nei paesi occidentali, di questa cosa che dico io, non puoi fare assolutamente. Va bene, allora. Ok, allora. Ok? L'importante quando durerebbe questa cosa momentanea, quanto durerebbe? Un decennio? Quanto potrebbe durare questa soluzione? Quella che proponi tu, questa soluzione che proponi tu. No, ma chi è? Ma Roberto, no, non parliamo di un periodo così lungo. Chi può darti soluzioni e garanzie di qui a 10 anni? Non sappiamo cosa succederà in un mese. No, sono tanti mesi, però non ne posso parlare in diretta. Pazienza. Ne parlo in conversazione privata, non posso trattare un argomento del genere, va bene? Io dico che c'è una soluzione abbastanza sicura di comunicazione, va bene? Via, ci sono altre domande? Parliamo d'altro, perché sennò questa cosa qui... Dunque, Renata aveva fatto la considerazione su suo papà, no? Sua mamma, suo papà. Allora, Renata, ci sei? Mi senti? Renata, mi senti? Sì. Sento, sì. Allora, quello che hai sollevato, o il punto che hai sollevato te, è uno ovviamente dei punti centrali. Penso che per le persone anziane sarà piuttosto dura, ovviamente soprattutto per i familiari che dovranno accudirli, risolvere una situazione di questo tipo. È molto probabile che trovino una sorta di via d'uscita per coloro che appunto sono in condizioni non sufficienti, non autonome, diciamo così, e che possano magari trovare una soluzione, perché tanto poi sanno che di lì a poco moriranno e va bene così. Però purtroppo prevediamoci pure, come giustamente facevi notare te, delle situazioni delicate e per le quali tutta la famiglia sarà poi sotto stress e sotto tensione. È chiaro? Domanda, la posso... Scusami. Volevo fare una domanda. Volevo sapere, quando scade un passaporto ad un italiano che sta in Tanzania, scade il passaporto, ovviamente lo dovrà rifare questo passaporto, deve tornare in Italia per rifare il passaporto? Mi sentite? Allora, il mio... Non si sente niente, se... non sento niente. Se deve tornare in Italia, deve tornare. Non si sente niente. Non si sente la risposta, Massimo. La domanda si è sentita.
Restiamo in attesa. Io la domanda la ripeto formulata meglio. Che succede a un italiano che ha la residenza all'estero per 2 anni e gli scade il passaporto? Può farlo in Tanzania? Oppure si potrebbe anche addirittura richiedere la cittadinanza tanzaniana dopo un certo numero di anni? Non so se Massimo ha sentito la tua domanda. Appena vediamo che si ricollega, glielo chiediamo. Vedo che non riesce a collegarsi. Eccolo qua, forse si è collegato. Massimo, ci senti? Ci senti, Massimo? No, è negativa la linea. L'abbiamo sentito per un po' di tempo, forte e chiaro, adesso non riesce a. E questo interessa anche a me, la risposta interessa anche a me, ma penso che interessa a tutti. Comunque, non so chi ha posto la domanda, se Duilio o Roberto. Comunque io ho la residenza in Albania, sono cittadina italiana residente in Albania. Non ho dovuto tornare in Italia per il passaporto scaduto. Sono andata all'ambasciata italiana a Tirana, in Albania, e lì mi hanno fatto il passaporto in 1 mese e 5 giorni. Ok? Sì, ma l'ambasciata a Tirana in Albania italiana deve rispondere alle leggi italiane, quindi se non sei vaccinata non ti rinnoverà il passaporto, non ti farà il passaporto digitale, perché tutti quelli che hanno il passaporto normale dovranno sostituirlo con il passaporto digitale, con Ma l'identità dunque, digitale. sì, Pronto? non Tommy. so, sei sicuro di questo? No, non sono Sì. sicuro, però. Qui dentro in un'isoletta a Zanzibar, arrivederci e grazie, suonatori. Però sei sempre Sto un clandestino, no? scherzando. Sì, Sei sto comunque un scherzando. clandestino, sarebbe bello. A questo punto, se uno deve fare il clandestino. Sì. E non c'è, non risponde. La Vabbè, risposta non c'è. arriverà, eh. Sì. Arriverà, arriverà. Semiclandestino, dai. No, non so come sono le leggi assolutamente. Pronto, mi Sentite? Sì, Eccolo. adesso sì. Pronto? Sì, adesso sì. Allora, dicevo che io suggerisco a tutti coloro che hanno il passaporto in scadenza, diciamo dal 2023 al 2026-27, di rinnovarlo, perché una volta che è rinnovato, soprattutto per coloro che vivono all'estero, una volta che è rinnovato, quando uno vive all'estero non ha bisogno del passaporto digitale, per esempio, soprattutto se vive in Africa, scusatemi, preciso, se vive in uno di quelle nazioni che non fanno parte di quelle che vi ho letto prima, perché se no, se si sposta dall'Italia alla Svizzera o dall'Italia alla Germania non cambia niente, mi sembra logico. Se si Posso sposta riformulare invece... Se, la sì, dimmi domanda? Roberto. Basta. Allora, Sì, praticamente, un dimmi. italiano che ha la residenza in Tanzania di 2 anni e attuano questa nuova legge che il passaporto normale non è più valido, ci vuole il passaporto digitale, quindi l'identità digitale, verrà ov ovviamente cacciato fuori perché non No, 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 rispetta. no, 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 sei completamente fuori strada. Allora, qui siamo in Tanzania e vigono le regole e le leggi della Tanzania. Se come te vivi qui, allora non interessa niente che tipo di passaporto hai. Il problema rimane, diciamo, si presenta nel momento in cui te vivi in Italia, non se vivi in Tanzania. L'unica cosa che ti serve il passaporto qui è che devi avere un documento tuo perché sei italiano e quindi il passaporto
deve essere in ordine, non deve scadere, non deve scadere e deve essere innovato, ve l'ho detto anni prima. Per il resto te non hai nessun tipo di problema se non ritorni in Italia. Nel momento in cui ritorni in Italia devi fare delle attività in Italia, se non ce l'hai hai tutti i limiti che si dicevano prima. Altrimenti qui non ti tocca niente a nessuno. Se sei residente regolarmente, cioè hai fatto un visto, sei residente, hai pagato tutto quello che devi pagare, sei in regola, non fai niente di grave, qui non ti tocca assolutamente nessuno. È per questo che io cerco di invogliare tutti coloro che sono in una situazione precaria di venire qua e prendere la residenza, perché adesso è possibile prenderla senza obbligo di presenza e magari tra 6 mesi non è più possibile e vorranno che tu abiti qui, che tu stia qua almeno 6 mesi all'anno, come capita in tante nazioni. Quindi quello, Roberto, mi dispiace, non voglio adesso, ma quello nella realtà pratica è dove uno vive quello che conta. Se rimanete, scusami, in Italia, dimmi. Un'altra domanda. La residenza in Tanzania è momentanea, nel senso ti danno 2 anni, non di più di 2 anni, o si può avere anche per più di 2 anni? Ma quando te hai preso la prima di 2 anni e te la rinnovano di altri 2 anni alla scadenza, io a fine anno devo rinnovare la mia residenza, vado, ripresento la documentazione e te la rinnovano. Ormai sei nel computer, quindi se non fai niente di... te la rinnovano, direi, quasi automaticamente. Scusami, però se cambiano le regole, quindi il passaporto vecchio non vale più, ci vuole quello... Vale in Italia, loro non ne frega niente del passaporto che te usi. Ma quello che in Italia basta che sia un passaporto anche vecchio, ma valido, e va benissimo. Il problema sussisterà tra qui a 10 anni, effettivamente, quando cominciano a scadere tutti i passaporti, bisogna vedere quello che le varie ambasciate decideranno, perché a un certo punto, un po' di logica, no? Uno che vive da 10 anni, per esempio, in Tanzania e gli scade il passaporto, deve andare a Dar es Salaam a rinnovarlo. E cosa fa l'ambasciata? Gli dà il passaporto digitale, che non gli importa niente, non gli serve a niente, lo obbliga ad avere un telefono che magari non gli interessa, no, gli darà un passaporto di quelli ancora, secondo me, classici, normali, quelli che abbiamo adesso, e con quelli è perfettamente legale in Tanzania. Io la magari, vedo così, almeno nel breve periodo. Uno si può vaccinare in Tanzania e buonanotte, risolve. Ma no, ma questo è per scontato, te lo do quasi per scontata questa roba qui, perché? Perché io l'ho spiegato tante volte, lo ripeto, la vaccinazione, se uno la può fare, la deve fare, è una cosa intelligente da fare, perché una volta che sei inserito all'interno del database della EMA, che è il cervellone, no, dove vanno tutti i vaccinati, te sei a posto. Non ti possono più venire a cercare, non ti possono più venire a dire lei non ha fatto i richiami, lei non ha fatto qui, perché se siete vaccinati vi lasceranno stare, non sarete tra i cattivi, sarete tra i buoni. Prima ci andate a prendere tutti i cattivi, che saranno milioni, e poi vi verranno a cercare voi. Quindi io, se avessi la possibilità di farlo, l'ho fatto immediatamente appena ho avuto la possibilità. Immediatamente, poi io non vivo in Italia e non ho neanche in mente nulla ad andare a AS di Lucca, che non ce l'hanno più nemmeno. Senti, un'ultima domanda, poi non vi scoccio più, ma si può ottenere la cittadinanza tanzaniana? Ce l'hanno più nemmeno, mio nome, no? Cioè, non mi frega, era New York, cosa faccio? Vado in America? No, vado neanche in America. Allora, la cittadinanza tanzaniana non prevede la legge, la doppia cittadinanza, quindi puoi diventare tanzaniano dopo circa ufficialmente 10 anni, però dopo 8 anni e mezzo, credo, mi hanno detto, puoi iniziare la pratica. Devi avere un ottimo curriculum, devi dimostrare di aver fatto qualche cosa, di essere stato sempre nella legge, devi avere anche una super sponsorizzazione, è molto difficile diventare tanzaniani. Però a quel punto devi lasciare la cittadinanza italiana, perché la doppia cittadinanza non è prevista.
Ho capito, grazie. Prego. Altre domande? Allora, io grosso modo, diciamo, intervento, ora io sto leggendo anche, devo dire in maniera anche abbastanza veloce, i due libri che ha scritto Schwab, che sono Covid-19, il grande reset, e la quarta. È molto più importante del primo, a mio avviso, perché il primo è soltanto una narrativa sul Covid-19 e sulle problematiche relative a queste future pandemie. Basta, praticamente. C'è un sacco di numeri, un sacco di che, però chissà se sono veri o meno. Secondo me non lo sono nemmeno. E lui l'ha fatto. Questi libri qui si scrivono 2 o 3 anni prima, e quando appena è venuto fuori la pandemia, il libro è già pronto. Già questo vi conferma, perché io lo so come funziona l'editoria. Non è che uno si mette lì, può scrivere un libro così in 3 mesi. Sì, lo si può fare tutto, però questi libri qui sono scritti prima e poi sono aggiustati con i dati del momento e pubblicati. Perché lo sapevano già bene questa cosa qui, anni prima di quello che succedesse. Invece la quarta rivoluzione industriale è molto importante perché delinea quello che sarà il futuro, no? In relazione all'intelligenza artificiale, alle vaccinazioni, agli aspetti legati alla salute, alla popolazione, è molto più interessante del primo. Ci sto lavorando, mi sono tradotto qui l'introduzione, che è già, sarebbe già sufficiente per far capire poi i contenuti del libro. Bene, ti scrive queste cose e te lo dice in maniera molto chiara, non si torna indietro, dice, ripete 4-5 volte. I punti essenziali che dice sono la velocità con la quale questa rivoluzione avverrà, l'ampiezza e la profondità della stessa e l'impatto sui sistemi, perché tutte le aziende, le strutture, la maniera di fare business sarà tutto robotizzato, quindi sarà una grandissima rivoluzione. Ecco, e il libro, ora non ho letto tutto perché ci sono fatte troppe cose, però grosso modo, questo vi volevo dire, che questo secondo libro, dove lui parla della quarta rivoluzione industriale, per certi aspetti è quello che delinea il futuro, più che il Covid, va bene? Quello sul Covid del Grande Reset. Il Grande Reset non dice tanto, a dir la verità, parla in maniera anche molto superficiale del reset finanziario, non dice praticamente, cioè praticamente ci sono più informazioni nell'appendice del mio libro, della famosa intervista di Aaron Russo con Nick Rockefeller, proprio in termini dei contenuti importanti, piuttosto che nel famoso libro del Grande Reset, che non dice praticamente quasi niente, secondo me, in maniera dettagliata. Avete delle domande? Comunque bisogna essere sempre positivi, è inutile scoraggiarsi, bisogna cercare di trovare la soluzione. Per fortuna la soluzione c'è, anche per il momento, spero che duri. E se la non la soluzione per un ragazzo, un coppia giovane, è quella di venire, io ve lo dico, il futuro è qua. Sarà un futuro molto difficile, molto duro, perché chi si è spostato all'estero sa che è molto dura, all'inizio, molto dura, io lo dico come esperienza, che poi sono andata anche nella Grande Mela e lì è ancora più dura, però è anche una grande esperienza di vita, soprattutto per i ragazzi giovani. Per le persone anziane posso dire che la sistemazione di Zanzibar secondo me è ideale, si trovano sicuramente bene da tanti punti di vista, prima di tutto il clima e l'ambiente, linea di massimo abbastanza tranquillo. Certo, siamo in Africa, Deve sempre ricordarvi che siamo in Africa, qui è tutto pole pole, tutto tranquillo. In linea con me c'è adesso Marilena. Marilena, buonasera, come stai? Ciao. So se mi sente, perché ho menzionato. Sì, Marilena. Bene. Ciao Marilena. Ciao. Confermo che in Africa si sta bene.
Bravo, anzi, guarda, siccome sei una testimone, un testimonial, no? Quello si dice, che sei venuta, se ti vuoi prendere proprio il tempo che vuoi per raccontare un attimino la tua esperienza, penso che sia una cosa utile per chi ci ascolta. Prego. Io sono venuta giù e sono stata veramente benissimo. Adesso sono qui, sono a Torino, posso garantirvi che c'è un grigiume che stringe il cuore, e quindi con il cuore sono lì, con il cuore sono lì. L'esperienza per me è stata bella, è stata positiva, ho visto quello che volevo vedere, ho più o meno capito quello che volevo capire, e io sono una di quelli che probabilmente farò veramente il salto della quaglia e vado in qualche modo, Non ho ancora ben capito se sul continente, se sull'isola, insomma. Però diciamo che io il mio futuro lo vedo abbastanza lì. Bene, adesso vediamo come si svilupperanno tutte le cose. Tra l'altro mi sembra di aver sentito la voce di Franco, ma non lo vedo. Franco è qui con me. Non leggo Franco, perché è proprio lì con te. Ciao Franco! Franco, vieni. Il problema è che lui ha una linea, un contratto con un'azienda telefonica che funziona molto bene a Zanzibar, è la Zantel, però purtroppo non funziona qui da me. A casa tua non funziona, va bene, dai. Abbiamo fatto oggi... Sì. Guarda, ti saluta lui velocemente. Ti saluta lui velocemente. Dai, velocemente. Ciao Franco. Ciao. Ti chiamerò nei prossimi giorni, così ce la contiamo un pochino. Ciao. Ciao. Questo Max, per me posso dire a tutti i presenti di questa sera che la mia esperienza è stata positiva. Quindi, ciao, vi saluto tutti, perché adesso anch'io non sento più niente, mi è andato tutto un po' via. Ciao. Ciao Marilena. Aspetta Marilena, mi senti? Sì, adesso ti sento, prima non sentivo più niente. Mi sentite? Io ti sento. Allora, Franco è qua perché oggi abbiamo fatto la residenza per lui e domani la andiamo a ritirare. È una giornata sicuramente positiva, è andato tutto bene. E qui quando tutta la documentazione è pronta, e quando parliamo di residenza come pensionato, tutta la documentazione pronta, in 2 giorni, 3 giorni si fa tutto. Va bene. Quindi buona sapere. Una procedura molto, molto più veloce. In genere ci vuole 2 o 3 mesi. Sì. Va bene. Marilena, via. Ti ho menzionato, Marilena, anche perché, e questo lo dico come informazione agli amici e alle amiche che ci seguono, non ti sento ancora. Sto ancora lavorando sul tuo terreno. Quando hai notizie me le dai. Pronto, mi sentite? Sì, ci sentiamo. Non abbiamo sentito più niente, però, da quando hai detto la parola terreno.
Allora, Maria, silenzio totale, non si sente niente. Negativo. pronto? Prova adesso, prova. Ah, negativo ancora. Pronto, mi sentite? Pronto? Prova. Mi sentite? Ora sì, prova. Allora sì, ma la linea purtroppo, dicevo che sto ancora lavorando sul terreno per Marilena. È una cosa abbastanza complicata da farsi, purtroppo, perché qui non esiste catasto e quindi è complessa, però io tengo duro, andiamo avanti, sicuramente qualche cosa si trova. Via. Mi sentite? Avete altre domande? Dice che sulla governare la quarta rivoluzione industriale che diventeranno eterni, insomma, con il sistema CRISPR 2, qualcosa del genere, e via. Ecco, se sei già arrivato lì. No, no, io ho detto, ho dato un'occhiata veloce all'introduzione, al primo capitolo. Più. È bello quel libro lì, cioè è bello, te sappi che è bello, regge fino alla fine. Pronto? Mi sentite? Prova a parlare. Pronto? Sì, mi sentite? Mi sentite? Sentite? Sì, si sente, parla. Allora, saluto a Pabasti, ciao, come stai? Purtroppo siamo quasi in chiusura. Io mi scuso per la qualità, come al solito, della connessione. Ci sto lavorando, speriamo di risolverlo presto questo problema, perché è piuttosto fastidioso, devo dire. C'è nessuno che ha delle domande in chiusura? Avete domande? Mi sentite? Ti sente? No, io nessuna. Ti saluto intanto e poi ti ascolto. Allora, avete delle domande? Se no, magari, avete delle domande? Se no, magari si chiude qui e poi se qualcuno mi vuole chiamare domani, domani l'altro, insomma, quando volete, possiamo continuare la conversazione anche poi, diciamo, a tu per tu. Ecco, perché purtroppo ci sono dei limiti, di collegamento. Avete delle domande? Io non ho potuto ascoltare tutta la vostra diretta. Posso sentire la replica, la registrazione? È Sì, possibile? dice, certo, sarà caricata sul canale e comunque te la mando e la trovi sul Sì. canale. Trovate tutte le interventi anche sul canale naturalmente Destinazione Tanzania e anche sul mio canale di YouTube, Massimo Michele Guerrieri. Le trovate Sì. tutte, tutte lì, va bene? E purtroppo Sì. la trasmissione anche stasera è stata disturbata perché le linee funzionano come funzionano e bisogna avere pazienza. Ma è colpa mia, ve lo dico subito, perché io vivo in una zona fuori, in un villaggio con questi tanzaniani, sono l'unico bianco in questo villaggio. Fino a 4-5 anni fa qui internet non sapevano nemmeno che cosa fosse. Quindi bisogna purtroppo, io ho fatto un passo indietro, no? Dal punto di vista tecnologico per guadagnare tempo. È una cosa, sembra esattamente l'opposto, ma io per guadagnare tempo ho fatto un passo indietro, perché qui siamo ancora. Come si era in Italia negli anni 60-70. Ci sono domande? Quindi il mio suggerimento per concludere il discorso di cui si è parlato oggi della vaccinazione obbligatoria è quello di levarsi il pensiero prima possibile, soprattutto per coloro che vogliono rimanere in Italia. Ok?
può sembrare assurda anche questa cosa qui che vi dico, ma anche per coloro ovviamente che devono viaggiare avranno comunque bisogno del QR. Oggi parlavo con un'altra signora che è anche cliente a Ovesta, che vive nella Dominican Republic e ha fatto anche lei lì un vaccino senza QR, non le hanno rilasciato il QR, è stato inutile fare questa cosa qui perché il QR dovevano lasciarlo, cioè fare il vaccino senza ottenere la certificazione del QR è una cosa assurda perché non vale assolutamente niente da nessuna parte del mondo. Quindi bisogna fare le cose fatte un po' per bene. Qui c'è questa possibilità e funziona molto bene. Se non avete altre domande, io chiuderei qua. Abbiamo trattato un argomento molto importante, poi ci sono sempre tante altre cose. Io sto lavorando su delle proprietà, su dei terreni, mi sto dando da fare il più possibile. È comunque ancora un ottimo momento per fare degli investimenti qua, contrariamente a quello che succede in Italia o in tante altre parti. State attenti al discorso soldi in banca, cercate di diversificare. Chi mi conosce sa che io mi occupo di oro e almeno insomma un 20-30%, anche un 50% andrebbe messo al sicuro, perché andando incontro al grande reset può succedere di tutto, mentre quando comprate oro, l'oro è vostro, lo mettiamo all'interno di un trust e nessuno ve lo potrà mai toccare. Questo ve lo dico io per certo, sicuro al 100%. E non indugiate troppo, perché l'oro è stato a un minimo, diciamo, negli ultimi 2 o 3 anni, di $52,000 al chilo 2 mesi fa, ha cominciato a salire, è andato oltre 62, ora è ricalato di nuovo sotto 60. Quindi è un ottimo momento per comprare. Se aspettate ancora, dopo ricomincia a salire, farà un pochino su e giù, ma raramente. Scusami Massimo. Sarebbe. Prego. Scusami, ti faccio un'altra domanda. Ma per quanto riguarda Ovesta, anche Ovesta dovrà adeguarsi in futuro a queste regole, cioè per aprire il conto dovrai avere l'identità digitale, per ritirare, per fare operazioni dovrai avere, sarà costretta, non lo so, che non lo sarà comunque obbligata anche lei, secondo te? Ma nel lungo periodo forse, perché tanto saranno costrette tutte le aziende, ma non nel breve periodo, per la ragione molto semplice che Ovesta non è obbligata a allinearsi a quello che fanno le altre banche, perché non fa parte di nessun cartello bancario, non è una banca, non è una banca Ovesta, è un banco metalli dove si compra oro. Poi per facilitare le operazioni di compra e vendita, naturalmente utilizzano lo stesso sistema che usano le banche, no? Con i bonifici eccetera, col SWIFT, l'IBAM, quello che c'è. Però nel breve periodo non c'è nessuna obbligatorietà da parte di Ovesta, quindi non vedo questo pericolo, perché teniamo presente che anche se ci fosse l'introduzione del passaporto digitale, il passaporto, quello che si usa ora, rimane un documento valido, rimane a tutti gli effetti un documento valido, non scadono mica sostituiti dal passaporto digitale, assolutamente no. E quindi, anzi, sarà la stessa identità che uno ha nel passaporto digitale. E quindi uno utilizzerà il passaporto normale per aprire un conto di Ovesta oppure per farsi aprire un altro conto corrente in un'altra parte del mondo. Quindi nel breve periodo posso dirti no, nei 2, 3, 5 anni non lo vedo assolutamente questo problema qua. In banca sì, perché se voi non avete dei soldi e arrivate a un certo punto e non avete il passaporto digitale, come fate a utilizzare l'ATM che vi richiede la certificazione tipo passaporto digitale? E se non ce l'avete, non potete neanche, secondo me, prelevare più all'ATM. C'è questo pericolo qua. Non solo non potete aprire un conto corrente, ma non potete nemmeno prendere soldi. Lì è il punto critico della banca, è quello lì. Poi ci saranno dei grossi limiti per il trasferimento
dei soldi all'estero, soprattutto fuori dalla Comunità Europea. Questo è abbastanza certo che accada, perché ci saranno tanti investitori e imprenditori che vorranno andare all'estero a un certo punto, perché la gente dorme, ma poi non è proprio così rincoglionita, sta già avvenendo adesso, molte persone stanno venendo a investire in Tanzania, e non soltanto. E a quel punto cosa fa un investitore che deve venire qui e comprare o aprire un'azienda che magari gli ci vuole 300-400 mila euro? E se ha un limite di 5, magari 5 o 10 mila euro alla settimana, come fa a trasferire soldi? Questa problematica non esiste se uno investe in Ovesta, perché quando te metti soldi in Ovesta e investi in oro, non soltanto metti soldi al sicuro e quindi non li perderai mai più, ma poi te li puoi trasferire dove vuoi e nessuno ti può dire niente, e non è un vantaggio da poco, Altre domande? Altre domande? Allora, ricordo l'appuntamento per la consulenza oro il sabato alle 9. Per il momento teniamo questa programmazione. E ricordo anche che per documentarsi un attimino, io ho messo insieme questo saggio, questo report sulla storia dell'oro, per chi ha una mezza intenzione di fare un discorso serio, bisognerebbe appunto dedicarci un po' di tempo e documentarsi. Va bene poi affidarsi magari a un professionista, però di professionisti sull'oro come consulenti io ne conosco pochi, molto pochi in Italia, ma anche all'estero. E quindi dovete fare, secondo me, anche voi, anche in questo caso qui, delegare, va bene, però dovete anche voi studiare e dedicarci un po' di tempo. Leggendo il mio report, quello lì aiuta sicuramente, con le integrazioni di due PDF dove spiego perché l'azienda che io suggerisco è unica, in questo senso, e super sicura. E poi approfondendo anche leggendo altre cose, perché io per esempio ho qui davanti a me un libro molto bello, un altro libro sulla storia dell'oro di cui leggo qualche parte, no? Alcune parti, alcuni paragrafi il sabato. È un libro bellissimo sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista fotografico, perché io mi occupo anche di simbologia, e sicuramente è un libro molto ricco e molto interessante dal punto di vista simbolico. Ci sono altre domande? Mi raccomando, per chi vuol venire, che mi contatti, faccia i passi dovuti per bene, perché poi arriverò a un certo punto che forse non ce la faccio a prendere due clienti al mese, come ho sempre fatto fino adesso, perché poi mi si accumulano con gli altri precedenti che vengono dall'Italia. E poi dopo ne prenderò nuovo, ne prenderò forse uno al mese. Quindi. E via. E a questo punto qui, se non un'ora è quasi un quarto, e direi di chiudere qua. E vi do appuntamento per il prossimo mercoledì. Va bene? Okay. Buonasera, ciao, grazie di tutto, ci sentiamo telefonicamente. Buonasera, ciao, grazie a tutti, ciao.